fastidio, cioè una volta quando mi compiuta la linea di comando e basta. Ciao. Noi diciamo che avrebbero, oddio che c'è uno che crea un'applicazione, che si mette a inventare un software, anche pure per me, per farci degli utili in così, cominciare a. Ma noi l'abbiamo visto, noi guarda, lo metto in rete, una cosa che faccio di fare voi, che magari crea io un'applicazione, perché comunque se non crea nessuno, e tutti si mettono là e usano, vengono allora. Da. Io la nostra esperienza di Hacklab abbiamo avuto a che fare anche con l'ITIS, salvo qualche rara eccezione, qualche membro che poi è diventato anche membro dell'Hacklab, però adesso non c'è. Sono pochi giovani veramente. Elettronica, comunque sono contento di iniziare quindi con l'elettronica, ora oggi la questione è una e poi anche all'esterno mi dia, sono sempre stato uno portato per le mani. No, diciamo che il progetto di Arduino era utilizza vie traverse,
non prende mai la via normale, leggo il libro, poi fa, può anche farlo, però di solito cerca di trovare una scorciatoia, perché se tu sai come è fatta una cosa, ovviamente ti accorgi che magari anziché installare un altro software, basta prendere uno che già c'è e cambiare un parametro. E funziona. Quindi questo è il senso dell'ACLAB. L'ACLAB nasce per ospitare persone che la pensano in questo modo. L'ACLAB quindi non è un'associazione registrata, è semplicemente un'associazione di fatto, cioè siamo qui dal 2007 e ci occupiamo di parlare di cultura free, open, praticamente il nostro scopo è quello lì di sollecitare le persone a studiare, ad apprendere, a imparare, a svilupparsi da un punto di vista tecnologico e quindi per fare ciò che sia anche in sintonia con il poter tagliuzzare, poter capire come le cose possono fatte, servono anche gli strumenti giuridici che ci danno una mano e per questo noi propagandiamo il software libero, free software in inglese, o anche open source nella versione più economica, diciamo, che va su un aspetto più tecnologico-economico che non ideologico. Per noi vanno bene entrambe, c'è chi tende verso una parte, chi tende verso l'altra, chi la vede da un punto di vista ideologico, chi è più aperto, chi è più liberale, chi è più restrittivo. Però diciamo che quello che conta per noi è che la tecnologia sia libera, che sia software libero, che ha un significato, possibilità di poter eseguire, vedere il codice sorgente, o anche hardware libero, open hardware. Anche questa è una possibilità, abbiamo visto l'Arduino c'è il chipset che è libero, quindi queste sono delle, diciamo è la base, per poter capire come le cose sono fatte si deve poterla vedere, volendo tu potresti fare reverse engineering, sì, ma non è la stessa cosa, perché non andare nella direzione di chi è disposto ad aprirsi? Aprirsi produce comunque benessere, produce ricchezza, abbiamo visto che l'open source può effettivamente essere utilizzato, può essere creato, può creare sviluppo a livello comunitario. Non voglio togliere altre chiacchiere a Giovanni che dopo vi parlerà della GPL. E quindi questa è l'ACLAB. L'ACLAB Catanzaro è un luogo dove si diffonde la conoscenza, si incita ad approfondire. Non so se Domenico vuole parlare poi dello Starlab, che è un'altra associazione in questa volta registrata. Che parliamo del web, parleremo più avanti, ma vediamo più persone, perché così magari diciamo. In pratica lo Starlab è un'associazione di fatto, non registrata, siamo solo un gruppo di persone. Per dare uno spazio a queste persone che però potesse avere un minimo di riconoscimento dal punto di vista regolamentatorio, regolamentare forse si dice, abbiamo creato un'associazione, l'abbiamo registrata e si chiama Associazione Culturale Starlab, che identifica lo spazio, che è questo qui, lo Starlab già da prima che nascesse l'associazione Starlab è questo spazio qui. Lo scopo è quello lì di condividere la conoscenza insieme a altre associazioni che vogliono aggregarsi a noi. Noi abbiamo prima ospitato un laboratorio di politica, poi sono venuti anche quelli del Movimento 5 Stelle. Ovviamente noi non siamo né da una parte né dall'altra, cioè siamo neutrali come acqua, però siamo, se loro erano favorevoli alla condivisione della conoscenza, noi li abbiamo ospitati, tutti quelli che sono favorevoli, può essere destra, sinistra, non ci importa niente, l'importante è che si è favorevoli alla condivisione della conoscenza, non solo informatica, ma anche extra, bricolage, come dicevi tu, che fai bricolage, ti stai divertendo, anche noi abbiamo fatto bricolage, vedi? Questo l'abbiamo dipinto noi, questo HLCZ, anche la parte della parte politica, poi cerca di vestirsi di queste idee. Sì, ahimè, sì. Si arriva sempre a un punto di rottura. Purtroppo il politico le impostazioni salve da dove le leggi. Che sembra quello che lo fanno propagando da leggi di anche andate a casa un momento però dovrebbe allora, in realtà è racchiuso nei loro schermi che potrebbe portare questo tipo di pubblicità che voi diffondete nei suoi piani, allora cosa lo diventi? Cioè, come fa parte non sei diciamo tanto a favore, chiedo
Sì, poi ci sono quelli che hanno buoni propositi, quelli che ti approfittano. No, come si dice, io sono io sono tutti partono con buoni propositi. Però è nel cammino che si fanno le cose. Perché adesso faccio l'esempio più duro, no? Io te l'ho detto dall'inizio, questo è il mio progetto. Tu hai diffuso la conoscenza che cammina in te. Quindi loro progettano ormai. Cercano di usare questo solo per fare, come si dice, un cavallo di Troia per ovviamente non entriamo poi se ci sono brave persone, meno brave persone, dipende. Il motivo per cui ci guardano questi rapporti è non più giallo. Ma infatti da parte nostra, secondo me, da parte dell'Acqua della Catanzaro c'è la volontà di unirsi a tutti quelli là che vogliono fare qualcosa di buono. Fare. Quindi è non una bisogna parola neanche fare. Poi all'altro punto non vuole fare più. Questo purtroppo è vero, spesso, molto spesso le persone si tirano indietro quando c'è da non guadagnarci, quando non c'è il lucro qualche volta si tirano indietro. Però diciamo che noi siamo aperti, tolleranti, perdoniamo, facciamo, siamo proprio bravi. Quando non c'è il lucro economico. Abbiamo il lucro. No, quando c'è il lucro, pesce cani, tutti si avvicinano. Poi quando è come la cacca, comincia a puzzare, tutti si allontanano. Quando c'è il lucro. Scusate il termine, giusto per. E niente, quindi questo è lo startup. Se voi conoscete altre associazioni come noi che sono disposte a condividere la nostra sede, non, cioè, alla fine l'unica cosa magari a livello economico potrebbe essere condividere un po' la spesa, ma più siamo meno è la spesa ovviamente. La sciocchezza, la prima spesa io non la bolletta, pago io la bolletta, ok, non c'è problema, lui paga la fine tranquillamente, se poi arriva qualcun altro vuole dare una mano, va bene, ma il senso qual è? Unirsi, fare una rete, il senso è proprio una rete per la quale, beh, se si è uniti si è più forti, perché se io ho un'idea e tu sei d'accordo con me, tu mi puoi aiutare a diffondere questa idea, puoi darmi dei consigli nello sviluppare questa idea, puoi entrare con me, puoi accordarti con me per fare un progetto insieme, ok? È quello che vogliamo fare sempre. e niente, adesso questa diciamo è una descrizione della Club Catanzaro, possiamo partire appena siamo pronti con l'intervento di Alberto su Blender, se mi dai gentilmente la chiavetta, così ti passo le slide. Ah giusto, tu ce l'hai qua le slide, aspetta, dai, solo un minimo. Sì, mettiti nel mio posto. Alberto Castagno è un designer. L'intervento che fa è sulla praticamente sul progetto di Blender. Blender ve ne parla lui, se qualcuno lo conosce. Svolge, cioè, prima di compiere, non potrò capire perché. A
maggior parte dei pacchetti sono commerciali, però Blend, diciamo, è quello che ha i risultati più realistici possibili, sia come qualità di rendering. Sia come costo perché è libero. Forse sotto questo punto di vista è anche il mio software, un gioco open source in circolazione. Noto come software proprietario, non so, probabilmente voi lo ricordate l'anno Geo, quello degli anni 80, per cercare più giochi della sala giochi. Blender è il programma proprietario della Geo. Poi la pista. Tom Rosendahl, che è stato il produttore principale del programma, ha cercato di fare tutto per renderlo open source. Adesso è arrivato a un punto che può competere direttamente con un software tipo Maya, sia come qualità sia come semplicità d'uso, anche se al suo interno presenta un'interfaccia che è un pochino, diciamo, un pochino fuori dagli schemi, perché non nasconde niente. Adesso non so alcuni rendering che, ad esempio, in poche parole non è un programma da sottovalutare, perché una qualità del genere può sorrere solo motori di rendering commerciali. In poche parole, mi ha detto che Blender è un programma, un tipo di programmi, tra cui al suo interno, per esempio, anche un motore di un game engine per fare giochi, sia un editor di montaggio video, ma soprattutto anche un nuova versione della 2.5 è un nuovo motor che è il Composing. Cosa vuol dire? Vuol dire che può lavorare direttamente, dicevamo, di messi girati reali con elementi 3D, oppure inserire direttamente in video elementi 3D o fare tutto da zero. Allora, il mio intervento lo volevo far vedere, perché tra le novità è stato presentato, è stato inserito un nuovo modello di rendering del Circle, che è un real-time engine. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un motore di rendering in tempo reale. Permettendo, cosa significa questo in tempo reale? Significa che come si fanno modifiche, l'utente non deve aspettare un po' di renderizzare, ma va tutto in tempo reale, quindi una modifica, un effetto, si vede. Senza bisogno di renderizzare, è integrato molto bene con tutte le parti di Blender, e cominciando dai materiali finendo le luci, perché il 3D non è altro una somma di quattro elementi che sono luci, materiale, scena e camera. Noi in una animazione 3D teniamo questi quattro elementi e naturalmente la qualità del motore di rendering conta. Perché anche con un'immagine complessa lo fa poter già fare. Sì. Ma le spese di questo mi no, video... Blender in favore è diventata una fondazione. No, dico le spese a livello di risorse, a livello di costi. Naturalmente poi potete farlo qualunque computer, perché Blender consuma pochissimo risorse, però naturalmente se si vuole fare un filmato tipo HD tipo. Sì, ma non solo HD, tipo. Tipo cartoni animati, oppure anche come tipo Fears, che è uno degli ultimi posti che ha fatto la Band Foundation. Naturalmente non puoi fare un computer di questo, un computer d'altro, se lo riserva, perché naturalmente là si tratta di calcolare milioni di poligoni, specialmente se si tratta di fare un'animazione, perché un'immagine statica qualunque computer, anche il più scarso, con Blender riesce a farlo. Ma quando si tratta di fare un'animazione per un fermato fine, attenzione, perché si spara parecchio risorse.
Naturalmente continuo, questo è Blender, come io adesso non uso più bit di Blender, che è uno delle ultime. Naturalmente si vede subito che la prima cosa che fa è saltando gli occhi, che sono funzionato. Se ci sei semplicemente funzionato, non ti vedo chi viene la prima vita, mi ha fatto bene, è tutto ben organizzato. Allora, come si lavora con Cycle? Cycle, come ho detto, è un motore in tempo reale, attivato direttamente da menu in alto, come vedete c'è Blender Render che è il motore interno, poi c'è il Blender Game che è il VGA, il Blender Game Engine che è il motore di gioco, quindi con questo si può fare naturalmente qualunque cosa interattiva, cominciando che non c'è bisogno della distribuzione, ma soprattutto questo è Cycle. Naturalmente Cycle porta un nuovo tipo di logica, perché va a lavorare sui nodi, cosa che invece gli altri programmi, gli altri motori di rendering, possono non essere implementati, oppure non ce l'ha. Naturalmente, da quando si utilizza sia il Cycle, sia i sonnodi, hanno aperto nuove frontiere al programma, perché prima non era possibile fare senza aggiungere un ulteriore computer che fanno i programmi o poi dei plugin dedicati. Usano naturalmente cosa si fa? Tutto quello che vediamo nella vista nodi sono le proprietà che vi sono nella puntata, che sono gli strumenti sono a vostra destra. Allora, la potenza di Cycle è questa. Nel momento in cui io metto la vista dello scenario della finestra in rendered, vuol dire che io posso sto rendizzando una finestra attiva. Cioè io questo lo posso modificare. E la cosa bella è che le funzioni ripetono. Naturalmente faccio ancora una cosa, io adesso sto
in funzione della velocità di volume scatter, naturalmente adesso vedete come si varia, variano gli stessi valori nella curva, nella velocità. E quindi questo è sicuramente uno strumento che è molto adatto per fare scritture, perché gli architetti hanno queste volte necessità non tanto di utilizzare Redux, ma il shell o entrambi, perché il problema di un shell non è altro che un materiale che è programmato, cioè è l'utente che decide che quale valore deve saltare, che dovrebbe essere lo shell. È materiale come la testa, però la differenza è che è un materiale 3D e mentre la testa è in 2D, una personalità un po' mia, mentre lo shell invece è come se dipingesse un modello. Però ci sono anche tecniche che volendo si possono provare anche a sotto, se non c'è questo programma si può fare questo pezzo, si dice sopra. E Blender ovviamente un po' che non ha dato più. Thank you.
si può esportare in modo, quindi, come esportazione puoi esportare in brutto modo, ma ODJ, A3DS, programmi specifici. Ma lui ha un suo formato digitale. Il suo formato è punto blend, è come se si programmi un suo formato blend. Però a differenza di molti software che sono dicendo che sono stati come di fare da tutti i soldi, come i software che non c'erano su sito. Forse neanche quella. Questo è un esempio della realizzazione di un materiale che non c'è, quello che ho detto prima, come sono noi. Ma non c'è un nome. E questo è un legge. Il programmatore con l'immagine della sinistra, un professionista, quanto c'è? Un professionista che conosci bene 10 minuti. 10 minuti fa parlare a te. 10-20 minuti. Ah, non è tanto complesso, la grafica, non è tanto complesso, tipo chi fa i film ci impiega anni. Comunque, per fare un film non è che lavori con un solo, programma. Ho un suo programma, ho un altro programma. Ah no, io dico non di diventare, ma 20 secondi per un video. Ah. 12 secondi. E non hai un computer che almeno 32 giga di RAM. C'è molto tempo. Certo non ci metti molto tempo quando ci metto a fare un film, però. Ma 10 secondi non ho, non c'è messo sulla pasta. Cosa? Un video con quella grafica, 5 secondi. Spiega. Sì. Naturalmente i problemi che ho detto sono quelli che sono molto rami, perché ho bisogno proprio di calcoli importanti, non sono come le macchine tradizionali che vedi solo un piccolo. Ma già con l'SSD tu non devi lasciarsi veloce, no? L'accesso a un disco veloce. Sì, sì, no, devi avere l'hardware molto più qua. Già... Sì. Quanti anni è così? Sì, sì, allora, certamente Blender non ha bisogno di molto di tempo. Cioè, pure su un computer abbastanza vecchio, forse sono sempre loro, e le poste che c'è Blender. Magari non è aggiornato l'ultima versione, però non quello di Disney c'è, quindi proprio la 2.5, 2.6. Però devi visionare proprio lo però devi vedere in base a quello che vai a fare. Sì. È il prodotto che ti... Io ho un video di un HD. Un HD. Station 9. Sì, no, anche qui è quello di più. Meno computer, quindi il computer a livello di largo di altre performance. Tanto meno il programma ha bisogno di meno tempo per poter ottenere il nostro data. Normalmente come scelta che avevo visto prima. Questa scelta, cioè, questa simulazione. Un computer che ha 8 GB di RAM mentre gli hard disk con la GPU con una memoria dedicata, in un'ora lo fai, in 2 ore lo fai. Ma su un computer come questo. Però immagino, però poi deve fare quello. Ci lascia la giornata. Ma un po' quando si renderizzavano i famosi video, i primi tempi, con i tempi in due, te lo facevano. Sì. Però la scenderia la sera e tornare il giorno dopo. Ma magari quando ti accorgevi che avevi sbagliato una virgola, sì. Sì, perché non ti ho probabilmente devi cercare di renderizzare di nuovo. Cosa invece con il motore in tempo reale non esiste. Però il motore in tempo reale hanno una nuova cache, soprattutto. Ma lui anche prima praticamente le stampanti per il video. Sì. Lui ha un tool. Può essere anche quello per fare l'implementazione, cioè fare prototipi. Allora, il Blender su questo è molto avanguardia. Perché già di suo ha diverse istruzioni. Che possono essere usate per fare la conferenza a Londra. Queste sono tutte le istruzioni, quelle che di default sono attivate. Però cosa che io mi metto uno spunto qua per non attivare. Poi faccio salva come sistema definitivo
e me li trovo, ogni più non li trovo. Allora. Ma questo sta, stai recando lo studio. Dai, fai il trifaccio, con lo fanfare, perché lui è qui blender, e si avvia con la tua installazione. Su quanto sistema operativo, d'accordo? Io ti faccio questo, su quello di sì, sì. Installo su ultimamente glielo so sì come installo, sia come ne segui più. Però con un punto zip che è stato. C'è GIMP. Su Linux, su Red è fatto tutto. Ma a casa. Sì, però a casa è fatto tutto. E lo faccio partire su questo, ci spiega molto di più la piazza. Perché quello ha problemi di gestione di ottimizzazione della RAM. Perché per tu, mentre Linux, scusate, che ha un partito di controllo, ha la tua, tu clicchi, e poi il programma, quello che sono storie dai posti, tutti i collegamenti a livello, quindi non ci sono tutti i problemi. Qui invece è completamente diverso. Se tu vuoi che si apra un mail, su qui è così, non sempre si fa in diretta. Se tutto quello che consuma RAM e questo è che si avvi normalmente in maniera molto rapida. Sì, ecco, però il discorso della parte di quelli che dicevi in tablet. Io ho detto qua. Adesso. Qui io trovo una tuba che è per qui. Poche parole, questo, diciamo, questo plugin non fa che esportare il file che io ho fatto in breve nel schiero, che è quello che sono stato per qua. Io posso o avere una, diciamo, di queste home, no? Oppure mandarla a un centro stampa esterno, questo file. Cioè, veramente io che oggi diciamo ci sono molti che fanno lo stesso film, no? Perché sì, ma trovi anche online, trovi anche servizi che fanno i vendor network, cioè diciamo per il servizio per poter utilizzare il pubblico, cioè così una prestazione, diciamo, coordinazione proprio utilizzando un sistema di più computer, un network di computer. Ti prestano risorse, quindi. Esatto. In genere fanno male. Girando su cose del Twitter, in caso di grande network render, con l'infinità. Non c'è che il progetto ci vede. Il gioco è bravo, esatto, ma non risorse con il computer da solo, ti affini da prendere le cose. Basta digitare un programma stampa per chi diversi software.
poi possa prendere un modello di sconto a contatto. Punto. Sì, ma è un po' di ma è nata apposta da questa parte. Sì, sì. Ma questo da quale versione sta andando? Da quale versione sta andando? Un lavoro del genere è qualcosa come
quante persone ci sono, perché devi dividere le compiti. Sì. E non ci puoi dire uno storico. C'è chi lavora sull'ambiente, chi poi va a lavorare sugli oggetti, chi in quell'ambiente viene fatto, cioè. Comunque bisogna realizzare per proprio. Ma poi è tutto sovrapponibile, bisogna occupare un po' di fare il mezzo di tutto. Perché in ogni caso bisogna fare un po' di gruppo, o dei risorse sono condivisi. Uno fa una cosa, ma poi c'è quello che magari poi c'è quello che deve fare insieme, certo, il regista, diciamo. Ma da visto, certo, no? Io si fa scegliere tipo l'escursione video o funziona tipo vettoriale? No, allora, brand con comunque il programma di regista per la lotta, chi vuoi dare? Io le posso all'inizio. Ma in posto dei settori di diretta, quindi. Quindi no. Ma i modelli? Dipende dalla loco che tu vuoi avere. Quindi quando stai modellando, cioè che risoluzione sarà posizionata? In genere è una prima foto. Allora, la prima palestra, che questo qua lo chiamo come palestra, che è quella che prende. Quindi diciamo tutti i dettagli per quanto riguarda la realtà di video, ma anche l'immagine. Immagine fissa. C'è dentro sotto. Dai, la risoluzione massima che tu hai fatto? Si può arrivare sinceramente a 2048x800. Però non è più alta la risoluzione, è più sottotitolata. Più sottotitolata, vero? Scusa, può essere più. Qua c'è due carte, no? Ma questo è pure molto forte. Che guarda, ancora sto girando, sono 6.000. Vediamo la fine della dose. Probabilmente no, se mi mandi un rendere di quel genere è più per quello. Una rete.
Sì. Ha finito. La domanda... Guarda, qui non è roba nel pieno. Cioè, voglio dire, voglio, se non hai fatto una domanda, non lo stavo. No, vabbè, non è che... Pure diciamo che ripetiamo, diciamo, se sempre stiamo nel prossimo intervento, se non è che avremo sentito fotografie, quindi è una cosa completamente diversa. Sì, non c'entra proprio niente. Anzi, con questo film siete divertiti, con quello diciamo, vedremo un tipo di problemi inerenti ormai al mondo, diciamo, delle comunicazioni moderne, che ci costringono purtroppo a utilizzare, ovviamente, diciamo, delle misure di sicurezza, quindi nella pop, per tutti i formi di comunicazione noi diciamo, in questo periodo abbiamo proposto un seminario, forse siamo là sulla fotografia, questo diciamo, è un pezzettino di questo seminario che è un po' più pratico, l'abbiamo estrapolato proprio per il Linux Today, quindi ve lo scorrerà domenico, però voi se volete potete seguirci, c'è anche uno scritto, vi dete la vista, che questo non lo so, una piccola pausa che lo hanno portato la porta, quindi siamo un po' tutti, quindi potete poi magari provare sia che lo potete provare, quindi è stato ok, perché diciamo uno non è sempre, quindi solo un minuto fa c'era insegnato presente. Funzionava, poi ha voluto provare una cosa estrema e non funzionava, quindi mo lo sta risistemando, quindi mi ha dato ok, quindi potete provare pure questa parte, facciamo quello che lo fanno gente da vedere lo stesso piano, poi illustriamo che cos'è, dove diciamo con qualcosa lo potete provare, diciamo, una direzione. Niente, diciamo, noi ormai avete capito, diciamo, chi viene qua parliamo di Linux, parliamo di open source, fondamentalmente questa diciamo, è la cosa. Open source è governato da, diciamo, dalle quattro libertà fondamentali, ma anche di questo ovviamente ne parleremo, e ne parleremo diciamo, con l'intervento che farà Giovanni alla fine. Quindi vi abbiamo in queste parole, vi ho descritto praticamente tutto il Linux Today, diciamo che stiamo, a cui stiamo assistendo alla giornata di oggi. Con Alberto avete visto la potenza dell'open source, quando ormai diciamo, l'open source, i programmi open source non siano distanti dai programmi, diciamo, quelli commerciali, è chiaramente un po' così uno deve investire in termini di conoscenza, però questo lo fai pure con i programmi commerciali, così. Ed è chiaro che effettivamente per renderli più efficienti bisogna avere delle piattaforme che secondo noi diciamo lì, fermo restando che come open source è multi piattaforma di default, no? Sempre per i requisiti di cui parlerà, per gli imposti effettivamente dalle tipo di licenze di cui parleremo diciamo, a fine. Allora, la domanda è sempre la stessa, quindi per chi viene a Linux Today già lo fa o si sta cercando per farlo, intende come priorizzare nel mondo dell'open source. In questo noi possiamo aiutare in diverse maniere. Nel tutto diciamo fondamentalmente noi il sabato ci sono delle riunioni in cui cerchiamo fino a un utilizzo Linux di installare, di presentarlo e su questo facciamo dei corsi. Dedicati, chi vuole si può iscrivere, noi quando aggiungiamo un numero di 5 persone abbiamo intenzione di farne uno, ovviamente facciamo magari una campagna pubblicitaria per chi volesse magari iscriversi proponendo diciamo, una data, poi perché quest'anno ancora abbiamo fatto neanche il corso basso, il corso di ogni anno. Domanda perché l'ordine di corso no, sbagliamo sempre i 350 euro, sono proprio le spese, diciamo, 350 euro sono 8-10 lezioni, in realtà diciamo, ne facciamo molto di più, però quest'anno, siccome praticamente abbiamo introdotto il progetto Starlab, cioè il progetto Starlab a noi serve per un solo obiettivo, secondo me, mantenere questa struttura, questo piccolo laboratorio che vedete. E quindi cos'è quello di 30 euro offro più il discorso intendiamo che viene l'iscrizione, o meglio chi si iscrive con questa bamba ha gratuitamente un costo, o
oltre a poter accedere a tutte le iniziative che dovremmo prendere, che infatti mi intrapreso pure con il Gazzetti e no, lo stesso, diciamo, sabato pomeriggio di pensatori, oltre, diciamo, noi facciamo del software, cioè ricicliamo dei vecchi computer, quindi diciamo per piccole riparazioni, diciamo dei vecchi computer vecchi, quant'altro, diciamo magari da noi potete utilizzare, potete assemblarli, le piccole riparazioni, vi diamo pure una mano, avendo a disposizione pure delle cose di fronte. Questo per chi si volesse, diciamo, diventare socio, societario, sostenendo per voi, perché diciamo, questo è lo scopo, se capite con la cifra di cui stiamo parlando, 350 euro annuali, perché 350? Perché dipende. Se uno è lavoratore, la verità, chiediamo 50 euro, se uno è studente o un lavoratore, quindi questo diciamo la cifra normale. Poi c'è chi invece vuole sostenere appieno le sue progetti, diventa un sostenitore, in realtà il sostenitore si è fatto, quindi non sanno, è domenico, però cerchiamo che si lo dica, per creare l'artista, la luce, vi assicuro che il nostro registro chiaro non ne sia solo l'effetto, però diciamo, ci siamo, paghiamo, contribuiamo, quindi siamo chiusa e ci facciamo tutti i risultati più temporali, e tu sei adesso, diciamo, quindi domenica di fare questa scena, poi comunque diciamo, abbiamo fatto già due seminari sulla tipografia, abbiamo comunque di pensare di proporre un terzo seminario, uno abbiamo fatto la UCI, uno alla provincia. Ma un altro speriamo di farlo, diciamo, per fine anno, inizio l'anno prossimo, che quindi parlerà del giorno in generale. Oggi domenica si parlerà del giorno di TG, sì, che è una soluzione open source, sì, per questo tipo di cose. Ok, come vi accennava domenica, qualche settimana fa abbiamo fatto un seminario alla provincia di Catanzaro sull'utilizzo della crittografia nell'ambito della posta elettronica, e quindi abbiamo esplorato argomenti quali la PEC, il Web of Trust, strumenti come UPG che vedremo oggi in questo evento. Diciamo che non ho avuto modo di completare le slide fino ad oggi perché sono stato un pochino malato, quindi un po', però comunque le slide poi saranno pronte, quando saranno pronte le metterò sul sito e saranno liberamente scaricabili. Hclub.cz Allora, se voi andate sulla pagina di Wikipedia, se non erro, alla voce CZ, che è il top level domain della Repubblica Ceca, c'è anche scritto che vale in Italia, vale anche per Catanzaro, com'è. Quindi non è una cosa simpatica che però può anche, è anche riconosciuta, è anche usata per questo. Hclub Catanzaro, CZ, era la cosa più logica che si potesse inventare. Per quanto riguarda la crittografia, vorrei, diciamo, collegarmi al seminario, riprendere proprio dal seminario che avevamo fatto alla provincia. Come sapete, la crittografia è uno strumento, è un modo, diciamo, un insieme di tecniche adoperate per nascondere le informazioni. Questo detto in modo molto sintetico e che non rende l'idea matematica che c'è dietro, okay? Perché è tutta una questione di matematica, di funzioni matematiche che vengono applicate al testo, le parole scritte, che effettuano poi, grazie alle quali si effettuano delle trasformazioni, tali per cui da un testo si ottiene un altro testo. Un testo che poi si può divulgare e solamente chi ha una informazione che si chiama chiave può ripristinare. Quindi l'informazione che è la chiave è una informazione che in genere è segreta.
possiamo distinguere due tipi principali di criptografia. No, qui farò la flash durante tutta la giornata. Distinguiamo due tipi principali di criptografia. Quella lì simmetrica, quindi criptografia simmetrica. E criptografia asimmetrica. Come la parola stessa lascia presagire, simmetrico è qualcosa che ha una corrispettiva parte dall'altra parte, è qualcosa di speculare. Asimmetrico invece no, là c'è una cosa, qua c'è un'altra. Nella crittografia simmetrica, noi quando prendiamo un testo in chiaro, che può essere tipo ciao, così, e lo trasformiamo per mezzo di una chiave K in un altro testo, che può essere una cosa tipo A, Z, C, O, che è una cosa che non, apparentemente non c'entra niente con l'originale, noi abbiamo una sola chiave, va bene? E per ripristinare, cioè per ritornare da questo testo a quest'altro qua, ciao, utilizziamo sempre la stessa chiave, K, va bene? Usiamo K, che è un'altra informazione che può essere, che ne so, T-O, T, va bene? K la utilizziamo per trasformare ciao in questa cosa qui, e sempre K la utilizziamo per riportarla a ciao, per decodificare. Questa che cosa serve? Se io voglio comunicare qualcosa a Rosanna o a qualcun altro, per esempio mi voglio dire ciao, ma non voglio che altri sappiano che gli ho detto ciao, ci mettiamo d'accordo secondo la crittografia simmetrica, secondo i canoni della crittografia simmetrica, su una chiave, e questa chiave applicata all'algoritmo di crittografia che utilizzeremo farà sì che io scrivo ciao sul mio computer, applico la chiave, ottengo come risultato AZCO, gli spedisco AZCO a Rosanna. Rosanna, che ha la stessa chiave, per capire che cosa significa questo AZCO, fa il procedimento inverso, applica, diciamo, la formula inversa dell'algoritmo, però utilizzando la stessa chiave, e ottiene ciao. Per quanto riguarda invece la crittografia asimmetrica, noi abbiamo un meccanismo che differisce, da un punto di vista matematico differisce di parecchio, da un punto di vista invece logico, concettuale, differisce semplicemente nel fatto che noi abbiamo due chiavi, che chiamiamo chiave pubblica, pubblica, e chiave privata, privata, va bene? Queste due chiavi vengono usate per i due procedimenti opposti. Una chiave viene usata per cifrare e l'altra chiave per decifrare, va bene? Questo meccanismo è utile perché grazie a questo meccanismo io non ho il problema di mettermi d'accordo prima con Rosanna dandole la chiave, perché se io cifro con questa chiave Rosanna deve avere la stessa chiave, ma io glielo devo far avere Rosanna, siccome non posso prendere l'aereo e andare da Rosanna che magari si trova a New York, né tantomeno gliela voglio spedire via email perché non mi sembra un mezzo di comunicazione sicuro. La cosa migliore qual è? Utilizzare la crittografia simmetrica. E come funziona? Ci sono degli algoritmi come DP-Hellman, DSA, RSA, che permettono di creare queste due chiavi, chiave pubblica e chiave privata. La chiave privata me la tengo io, la chiave pubblica posso divulgarla, non me ne frega se qualcuno la intercetta, anche se la intercetta ci fa poco niente, perché se io voglio cifrare, cifro con una chiave pubblica, però solo io posso decifrare, io che ho la chiave privata. Quindi se Rosanna vuole comunicarmi qualcosa, anzi, facciamo il caso che ho posto prima, cioè io voglio dire ciao a Rosanna, allora che cosa si fa? Rosanna genera una coppia di chiavi pubblica e privata, me la manda via email, oppure la mette su un server che si chiama KeyServer. Io la pubblica, esatto, una sola chiave, bravissima, una sola chiave, me la manda via email oppure la metto sul server dove chiunque se la può scaricare, non solo io,
in questo caso io sono l'interessato, mi prendo la chiave, scrivo ciao, cifro con questa chiave pubblica, gliela mando a lei, pure che qualcuno la intercetta e non ci fa nulla perché non ha la chiave privata. Quando arriva Rosanna prende questa informazione e può, grazie alla sua chiave privata, è l'unica che può decifrarla, va bene, è l'unica che può decifrare, perché con una chiave pubblica si può cifrare, ma solo con quella chiave privata, relativa alla chiave pubblica, si può decifrare. Non c'è altro verso. Quindi questo è il piccolo preambolo sulla crittografia simmetrica e asimmetrica. Questo intervento di oggi è sul gruppo G. In realtà ci sono altri strumenti, cioè esistono vari strumenti per cifrare ed esistono altre varie tecniche per per pubblicare l'informazione o per avvalorare la propria informazione di chiave pubblica o privata che sono i certificati. Nel caso di UPG, che è questo qui, no, non faccio questo qui. Nel caso di UPG, UPG è un tool per la crittografia. Questo tool è proprio un programmino che voi potete utilizzare da Shell, ok? Da Shell si chiama GPG, va bene? Si chiama GPG, se vado su GPG, vado su invio, mi dà un output, mi dà qualcosa, mi dice di inserire qualche cosa. GPG permette quindi di fare diverse operazioni. E innanzitutto diciamo che GPG è una implementazione dell'OpenPGP. L'OpenPGP non è altro che l'RFC 480, 4880, scusa, sono delle specifiche crittografiche che spiegano come deve essere la logica della trasmissione dei dati, quali sono gli algoritmi, insomma un insieme di regole. L'OpenPGP spiega la crittografia simmetrica, quella lì con chiave pubblica e chiave privata, va bene. GPG è un software che mette in atto, implementa con delle tecniche, diciamo mette in atto appunto queste tecniche di crittografia, che oltre alla crittografia intesa come cifratura e decifratura dei dati, vediamo che c'è anche la firma, che poi viene ripresa dal concetto di firma digitale. GPG, vedete, consente di effettuare operazioni di firma e cifratura dei dati, dispone di un versatile sistema di gestione delle chiavi e di moduli di accesso per tutti i tipi di elenchi di chiavi pubbliche. Questi moduli di accesso permettono di interfacciarsi con quello che io prima ho chiamato i server, cioè uno spazio su internet, che consente di immagazzinare le chiavi pubbliche di tutti gli utenti che utilizzano l'UPC. Questo meccanismo di tenere le chiavi pubbliche è un meccanismo che innanzitutto facilita la comunicazione tra le persone, perché io che non conosco Rosanna posso andare sul server, digitare il nome di Rosanna, nome e cognome, e probabilmente troverò delle chiavi pubbliche associate a una certa Rosanna Barbuto, e se sono fortunato magari riesco ad individuare anche la chiave di Rosanna. Ovviamente dovrebbe essere Rosanna che mi deve dare l'identificativo della chiave, che è il codice fiscale della chiave, va bene? Per quanto riguarda le versioni di GPG, io che versione ho? Se faccio GPG Venom Nano Version, ottengo qui la 1.4.11, la mia quindi è la 1.4, della serie 1.4, quindi è una vecchia versione. La 1.4 diciamo è una versione vecchia, molto portabile, cioè funziona su tutto, questo è il senso, funziona su varie tecnologie, perché è una delle vecchie. Quando fai una nuova tecnologia devi vedere un po' di cercare di portarla a... Invece se una cosa vecchia, tu puoi, hai più esperienza, cioè
quella cosa si è lavorato di più, quindi hai avuto più tempo per fare in modo che sia disponibile su vari sistemi operativi, su vari dispositivi hardware. Le nuove versioni, quella stabile nuova è la 2.0.26. La versione 2 diciamo aggiunge nuove funzionalità che io non ho, avendo la versione vecchia, ma diciamo che la versione vecchia mi basta, gli avanza, è stabile, non dà particolari problemi. La prima versione fu la 1.0 rilasciata nel 1999, quindi stiamo parlando di qualcosa di abbastanza recente. Prima di GPG o GNU-PG vi era un certo PGP. La necessità di creare questo software GPG per la gestione della crittografia è nata dal fatto di rendere libera questo tipo di di rendere libero questo utilizzo tecnologico della crittografia, perché si voleva appunto si voleva che il mondo del free software, la comunità free, avesse anch'essa una tecnologia per cifrare i dati, e quindi si è sviluppato questo GPG. Vediamo che GPG è strettamente legato al concetto di Web of Trust. Web of Trust, che in italiano significa rete di fiducia, come funziona? Innanzitutto, prima vi ho accennato al concetto di firma. Oltre a cifrare i dati, tramite strumenti crittografici si può anche firmare. Come si firma? Si firma in questo modo. Prima si prende, per esempio, un testo. Ok, io scrivo un testo. Di questo testo applico un algoritmo di hashing. L'algoritmo di hashing prende in pasto il testo e crea un riassunto di questo, con una, diciamo, lunghezza in caratteri che è fissa. Una volta che io ottengo questo, questo digest, ok, che è il risultato dell'applicazione dell'algoritmo di hashing, che a differenza della crittografia è un tipo di funzione one way, ok, quindi io posso ottenere la hash, il codice hash da un testo reale, però non posso tornare indietro, esatto. Allora, però, questo meccanismo, uno può dire, ma ok, posso solo creare un hash, ma poi che mi serve questo hash? Che mi serve? Mi serve che posso confrontarlo con un altro. Se io e te stiamo... Esatto, possiamo confrontare due, possiamo, diciamo, cercare di risalire al testo iniziale come? C'è il concetto di brute force. Brute force vuol dire provare. Perché faccio l'hash di una cosa... Ok, per esempio, faccio l'hash, ottengo otti, va bene, di solito è più, è un pochi caratteri a seconda di come è tarato. Ok, voglio capire otti come si risale ad otti. Beh, potrei fare così. Provo infinite parole, faccio un brute force. Provo vai, provo picco, faccio sempre l'hash e vedo quando ottengo T, vuol dire che ho ottenuto la parola che probabilmente è la mia parola. Poi ci sono anche le collisioni, siccome la parola è più breve, più parole corrispondono a T, più c'è qualche collisione, va bene. Questo però è una cosa che matematicamente non ci deve preoccupare, perché è abbastanza improbabile che si verifichi. Allora, come funziona la firma? La firma funziona così. Io ho un testo in chiaro, va bene? Abbiamo un pennarello un po' più potente, va bene, non fa niente. Ciao, ho un testo in chiaro. No, non c'è. Ho un testo in chiaro, voglio firmare in questo testo in chiaro. Che cosa faccio? Mi calcolo l'hash. Calcolo l'hash. Hash. Ottengo il primo. Dopodiché, una volta che ottengo l'hash, questo hash me lo cifro, quindi funzione di cifratura, cifro, con la chiave pubblica, chiave privata, lo richiamo perché non pubblica, chiave privata, e ottengo così un'altra parola, tipo ZX, va bene? ZX che allego a ciao
Zeta X. E questo è il testo in chiaro con la firma. La firma è Zeta X. Come funziona la verifica della firma? La verifica della firma funziona così. A Rosanna gli arriva ciao con ZX, vuole capire se sono io, se questa firma è valida, cioè se sono davvero io il detentore della chiave privata con cui è stata firmata, privata. Allora cosa fa? Prende la parola ciao, fa pure lui l'hash, ottiene, quindi applica l'hash anche lui, ottiene, ok. Dopodiché prende ZX, prende ZX che ce l'ha da qui, decifra con la chiave K pubblica che tutti hanno, quindi tutti possono verificare l'autenticità di un messaggio, questa è la cosa simpatica, e ottiene OK, bravissimo, confronta OK con questo OK, cioè, quindi confronta il risultato dell'hashing del testo in chiaro con il risultato della decifratura della firma con la chiave pubblica. Se sono uguali, vuol dire che la firma appartiene a me, che sono il detentore della chiave privata associata alla chiave pubblica che tu sai. Quindi sai che quella chiave pubblica ha una corrispettiva chiave privata che solo io, perché solo io potevo fare questa cosa qui di cifrare OT e ottenere ZX. E tu la dimostrazione ce l'hai da questo qui. Decifrazione della chiave della firma con chiave pubblica, hashing del testo in chiaro, verifica dei due risultati se sono uguali. Se sono uguali la firma è valida, se sono diversi, colui che ha firmato il messaggio non è il detentore della chiave pubblica con cui tu stai cercando di decifrare, uno, oppure uno che ha mistificato la chiave, la firma, va bene, o ha mistificato la firma, oppure semplicemente stai usando una chiave pubblica che non è associata a quella chiave, a quella firma, diciamo a quella chiave privata che è stata utilizzata. Ma questo non dovrebbe essere possibile. Perché? Perché io ti ho detto che quella chiave pubblica è associata alla chiave privata tramite un identificativo di chiave, un ID di chiave che mette insieme le due cose e sta sul key server. Ok, il key server sa che se c'è un identificativo è legato per la chiave pubblica e vale anche per quella chiave privata, lo vede in automatico il GPC, quindi sei sicura che c'è qualche cosa che non va, qualcuno ha mistificato le cose, oppure c'è stata una perdita di dati o una modifica dei dati dovuta alla trasmissione, per esempio, potrebbe anche essere una cosa così. Scusa, se mi interrompo. Tanto per esempio, quando un documento il codice checksum con scaricato del disco, alla fine quando ho scaricato l'immagine di una ISO, specialmente un disco Linux, questo disco viene puntato un piccolo codice, checksum, che c'è con l'algoritmo MD5. A volte MD5, più delle volte MD5. Questo è per verificare l'attività di quello che hai scaricato. Il meccanismo dovrebbe essere simile a quello dell'hash. Ok. E invece la posta certificata? Qual è un'altra cosa? La posta certificata è un'architettura in cui ci sono questi meccanismi chiave pubblica e privata, ma ci sono anche dei server intermedi, delle stazioni intermedie, ok? Questo è. Diciamo che si occupano loro di fare un po' di lavoro in più, in modo che ti danno le ricevute di ritorno. Infatti praticamente la posta certificata è equiparabile alla posta prioritaria, la ricevuta di ritorno. C'entra con la firma digitale? C'entra perché utilizza anche la firma digitale, ma non è detto che lo implementi.
se tu ti prendi un coso, ti fai un account con le poste, mi pare che ti basta, non so se mi pare che non c'è la firma digitale, c'è la ricevuta di ritorno, sì, però non c'è il presentato. Se poi dopo acquisti anche il servizio firma digitale fai un po' di più, però c'hai anche un meccanismo di chiavi pubbliche e private. Lì invece loro ti dice solo che il messaggio è arrivato a destinazione, nulla di più. Io ho capito con le cose, sì, cioè quello che ho capito è che la posta è elettronica sicura, sarà tutta di garanzia di tre fattori, cioè l'autenticità, l'integrità del messaggio, non è che sono io che comando. L'integrità che non deve essere un messaggio che viene modificato, e poi non deve dire, non ripudio quello che dice la collaborazione della ricevuta del ritorno, quello che fanno, quello che sono io che l'ho ricevuto e ti dico che l'ho ricevuto. E non ripudio, vabbè, nel caso della PEC, nel caso della PEC c'è, diciamo, gli organismi interni, i server intermedi che si occupano delle chiavi che tu connetti a loro. Nel caso della chiave pubblica e privata, questo mi dice. Però come lo vedo? Non ho capito bene cosa passare. Allora, perché è autentico col fatto delle due chiavi, non ho capito, perché se io faccio con la chiave pubblica io sono sicuro che non è solo, quindi è autentico. Allora, il nome, no, l'integrità, scusa. L'integrità che non può essere modificata. Allora, quello che abbiamo visto prima dell'autenticità è anche il non ripudio, perché se è autentica, io capisco che sei tu che me l'hai mandato, perché solo tu hai chiamato. Il non ripudio è una cosa diversa. Invece la chiave non lo puoi rifiutare. Quella non lo puoi rifiutare, e quella è la cosa diversa. Per quanto invece riguarda la non modifica, il non tempering, come avviene? Avviene anche grazie al metodo dell'hash. Perché che cosa succede? Che l'hash, una volta che tu hai un testo, non puoi tornare. Con l'hash, se tu hai un testo in chiaro e applichi l'algoritmo di hash, tu ottieni un testo diverso, ok? Se adesso tu al testo in chiaro metti una virgola, va bene, e applichi l'hash, ottieni una cosa completamente diversa. Quindi non c'è. Quindi questo ti garantisce che se solo durante la trasmissione succede qualche cosa lato caplaggio, no? Che per un errore una cosa non dovrebbe succedere, perché il file di testo si perde proprio, no? Diventa illeggibile. Però pensiamo che dal risultato di un errore di rete si ottiene una virgola in più, non ti risulta la chiave valida, ok? Perché applicando l'hash ti risulta una cosa diversa. Quindi tu hai la certezza matematica che non hai neanche una virgola che cambia. La segretezza invece non la già lasci. La segretezza te lo dà il fatto che quando lei ti ha mandato quel testo, te l'ha firmato, te l'ha cifrato con la chiave privata. Tu hai la chiave pubblica. La chiave pubblica può decifrare. Però la sua chiave pubblica posso decifrare. Ma la chiave privata ce l'ha solo lei, a meno che lei non se la fa scippare da qualcuno. No, infatti il problema è questo. E il problema è questo. Delle chiavi private. Io adesso qui non ho finito le slide, quello le aggiungerò dopo, però un problema serio è appunto legato alla crittografia in sé. Questa viene detta crittografia forte, proprio indistruttibile, ma allo strumento che viene utilizzato in fase di crittografia. Abbiamo avuto delle violazioni anche di WPG, delle vulnerabilità di WPG e anche di altri sistemi, come per esempio OpenSSH, che è un pacchetto che installa SSH, in cui in pratica si poteva riuscire a richiamare la chiave privata che sta sul proprio computer da un difetto del software stesso, che non riusciva a immagazzinare bene la chiave. Questo è un problema che poi è stato risolto con le intenzioni successive. Quindi bisogna considerare la crittografia forte come qualcosa di matematicamente serio, che ci mette al sicuro, salvo eventuali supercomputer avveniristici del futuro, però comunque ci mette al sicuro. Basta aumentare la dimensione della chiave per parecchio tempo, però poi bisogna considerare che al di là di questo, la crittografia è qualcosa di ingegneristico, dove ci stanno tanti punti di vista, cioè la trasmissione, le postazioni, il comportamento delle persone. Quindi nel suo insieme, sì, la crittografia ci dà una mano, però è vulnerabile, perché non riesce a controllarla tutta nella sua grandiosità. Per quanto riguarda il programma WPG,
che in realtà oggi non ho diciamo proprio approfondito, magari facciamo qualcosina veloce, è un programma che è per Linux. Quali distro Linux? Per diciamo tutte le distro Linux, è compatibile su tutte le distro Linux. E viene utilizzato in vari contesti, viene utilizzato per esempio nella posta elettronica, associato a un programma come Tandem, per esempio Evolution, che lo implementa. Proprio Tandem si appoggia al UDG. Se tu installi Tandem e vuoi utilizzare la crittografia, devi installare un plugin che si chiama Enigmail, il quale dipende da GNU-PG, quindi porta con sé l'installazione anche di GNU-PG, e quando va a cifrare il Thunderbird utilizza proprio GNU-PG. Possiamo cifrare a linea di comando, quindi l'utilizzo di GNU-PG è a linea di comando, per esempio con allora, il simbolo di dollaro in prompt non significa niente, voi dovete leggere dal simbolo di dollaro in poi, voi scrivete GPG, SIGN è il nome del file, cioè praticamente voi mettete per esempio in un file la parola ciao, come vi ho parlato prima, mettete la parola ciao, poi scrivete GPG, meno SIGN, file, SIGN vuol dire firma, ok, firma il file. Allora che cosa succede? Che di quel file vi crea una corrispettiva firma che vi spara nello standard output, che poi potete reindirizzare in un altro file, okay? Cioè ve lo spara sullo schermo, poi potete girarlo in un file e avere la firma. Questo in modo molto grezzo, molto manuale. Thunderbird vi fa tutto in automatico. Per verificare, come vi ho detto prima, potete fare da riga di comando gpg meno verify il file della firma, ok? Da questo da risultato avrete un output che può essere signature, mail, dom, ok, poi dice quando è stata fatta la firma, dice quando è stata fatta, piace, no, non c'è niente, vuoi che me ne vada? Vuoi che sparisca? Allora, dice quando è stata fatta la firma, l'algoritmo che è stato utilizzato, l'RSA. Gli algoritmi di cifratura possono essere i più famosi, RSA, DSA, ECDSA, cioè DSA con tutte le etichette, e poi l'identificativo della chiave privata e pubblica, che è questo qui, 4842EEA5, è come il codice fiscale della chiave. E poi sotto vi dice com'è l'esito della verifica. Buona firma da Mario Rossi. Ok, Mario Rossi l'ha firmata e... quindi questo dice che Mario Rossi effettivamente l'ha firmato davvero, e lui non è un altro, o almeno quantomeno Mario Rossi è il personaggio, o quella email è il personaggio che nel case server è associato a quell'identificativo di chiave 4842EEA5. Se torniamo qua, qua invece abbiamo un utilizzo di GPG per firmare e poi per decifrare. Abbiamo visto anche prima Armor. Armor in realtà serve per il formato del testo. Se voi non utilizzate Armor vi fa come una specie di linguaggio macchina dove ci stanno tanti caratteri strani, tipici del computer. Se invece utilizzate Armor ve lo fa in base 64. È un tipo di numerazione in cui vedete solamente valori alfanumerici con lettere maiuscole e minuscole, più anche il simbolo più e slash, il simbolo diviso, slash più lettere da A alla Z in inglesi, maiuscole e minuscole più numeri da 0 a 9. Questo è il base 64, un modo anche più pulito per leggere, perché quando leggete non in base 64 vi possono uscire caratteri che magari non si capisce niente, non si capisce dove inizia, dove finisce. Addirittura in base 64 potete anche scriverlo voi, no? Un testo sono solo lettere, numeri e più slash, quindi ce l'avete sulla tastiera, non dovete digitare sequenze di codici particolari. Quindi vediamo che per cifrare io con GNU-PG posso utilizzare faccio la stessa cosa di prima. Apro un file, mi crea un file di testo, un file normale, non deve essere di scrivere così finale. Ci scrivo ciao, scrivo gpg
meno meno Arnold per averlo base 64, meno meno encrypt per criptare, e ottengo un risultato. Dopodiché io posso decifrare questo file, proviamo a farlo così ci crediamo ancora di più, non è solo una cosa che vediamo. Allora proviamo a fare una prova, mi creo una directory di multiplayer. Ok, sono dentro questa directory. Ah, facciamo. Ah, innanzitutto creiamo il file. Prova. E ci scriviamo dentro. Salve a tutti. Salve a tutti. Hello world. Ma siamo tutti informati, siamo. Salviamo. Cosa c'è dentro? C'è salve a tutti. Ho verificato che c'è scritto salve a tutti. Dopodiché faccio cbg. Ma facciamo tentare. Prova il nome del file. Attenzione, io qua devo utilizzare un identificativo di chiave pubblica. Oppure posso utilizzare la mia chiave pubblica che è associato, l'identificativo della mia chiave pubblica che è associato al mio cognome e nome, va bene? In realtà sono una serie di informazioni, però diciamo che il mio cognome è abbastanza univoco anche sul mio computer, quindi eccola qua, ecco l'identificativo. Questo è l'identificativo della chiave pubblica 6B9F7FB2. È una chiave a 4096 bit, quindi diciamo che è una 4K, è una chiave, vediamo se lo dice l'algoritmo, no, non lo dice, però da quello che mi ricordo io è un RSA l'algoritmo, va bene? E inserisci la linea, premi il mio. Ecco qua, mi ha creato il prova.gpg. Vediamo come è fatto. Prova.gpg. Ecco qua. Non si capisce niente. Se avessi fatto un base 64 con Arno sarebbe stato più chiaro. Proviamo a fare... cancelliamo questo qua prova.gpg per chiarezza. Rifacciamo la prova di prima. Cliccchiamo meno meno Arnold. Che fai? Posso mettere anche l'identificativo della chiave, anziché il mio cognome, va bene? Mettiamo l'identificativo della chiave. Così, tanto sa che sono io. Questo è più univoco del mio cognome. Magari sul mio cognome c'è pure mia sorella che si chiama come me, solo che ha un altro identificativo di chiave. Allora in tal caso ci sarebbe un'ambiguità, non andrebbe bene scrivere il mio cognome, allora dovrei proprio, sarei costretto a mettere l'identità della chiave. Ecco qua, me l'ha riconosciuto. Current recipient, ok? Ok, current destinatario. Ok, linea vuota. Faccio dell'est. Siccome ho messo Arnold, me la fa in base 64 di default me lo chiama con l'estensione .hash, sarebbe ASCII, alcuni dicono ASCII, ASCII, si dovrebbe dire ASCII in realtà, solo che ASCII è un scanino, onestamente io dico pure, no, si dovrebbe dire ASCII, non c'è Andiamo su Google, da tutto allora, io ho sempre detto asci, però mi dicono che si chiama. Proviamo a vedere. Ah, questo è il sito dell'acqua, raga, acqua.com. Allora. Asci. Questa non è una parola della lingua inglese, è un acronimo, però è un translate intelligente, riesce a... Alziamo il volume. Però così ASCII.
perdono. No, siamo tutti perché quale regola? Gli americani regolano. No, perché noi siamo italiani. SC, leggiamo C. Loro leggono SC. SC. E come si chiama in italiano? Così tu mi giri la braccia. Sì, sì, no, per l'essere umano rispetto a linguaggio macchina, cioè praticamente tutti i caratteri possibili e immaginabili. Vedete, più ci sono anche spazi vuoti, uno volendo riprodurlo non sa se deve fare uno spazietto, un tab oppure qualcos'altro, oppure un carattere muto, non si capisce. Ok, questo invece si può anche scrivere manualmente, non si fa perché solo uno tra pochi ricordi, però comunque va bene. Accendiamo prova, giusto così non ci confondiamo, abbiamo prova.task. Voglio sapere, questo prova.ask, che è un testo citato, che cos'è, va bene? Io l'ho citato prima con una chiave pubblica, ok? Per decifrarlo voi dovete immaginare che dall'altra parte c'è un'altra persona che ha la vera chiave privata. In questo caso io sono sul mio computer, ho sia la chiave pubblica che la chiave privata, non vale. Di là ci dovrà essere la chiave privata e qui la chiave pubblica. Però vabbè, in questo voi immaginate che sia così, ci siano più persone, due persone, ok. Io adesso ho la chiave privata e sono l'unico che può decifrare questo testo. Allora faccio GPG, se non mi ricordo lo guardo qui dalle slide che mi ho scritto. Per decifrare decrypt, meno meno decrypt, non c'è bisogno di fare meno meno armor, perché quella è solo un'opzione che serve per dire in che codifica fa. In questo caso noi stiamo decodificando e lo vogliamo in lingua umana, ok? Quindi la lingua che ho scritto io all'origine. Non metto questo parametro qua, meno meno output, nome del file nuovo, perché qua mi dice dove il nome del nuovo file in cui voglio decifrare. Mi dice di mettere la parola d'ordine, la passphrase, della mia chiave privata. Dovete sapere che quando si utilizza la chiave pubblica è tutto viene in modo automatico, è l'algoritmo che si occupa di cifrare, va bene? Oppure fare la verifica della firma, se stiamo parlando di autenticazione. Quando invece c'è la chiave di mezzo, la chiave privata, per motivi anche legati alla sicurezza sul proprio computer, una sicurezza che ci salva da casi di social engineering, per esempio uno si mette qua e decifra sul nostro computer mentre noi siamo in bagno, questo per fare un esempio. Quando il tizio si mette a decifrare con la chiave privata che è immagazzinata nel mio artist, mi chiede una password, passphrase, legata alla chiave privata, che io conosco, io so, solo io che sono il detentore della chiave privata,
e detentore di questo computer, ma che in questo momento sono in bagno e c'è un altro che si sta avvicinando, conosco l'hotel. La passphrase è come una password, ce lo lascia passare. La differenza, se volendo essere proprio pignoli, è che nella passphrase sono consentiti un gran numero di caratteri, anche spazio, caratteri che di solito, quasi tutti i caratteri dovrebbero essere grandi, anzi proprio tutti i caratteri, anche quelli difficili da ottenere tramite combinazioni di tasti, cosa che invece per le password, chi stabilisce come devono essere le password dei vari sistemi, evita, perché sa che poi dall'altra parte c'è un utente che deve essere agevolato, non è che si può mettere un carattere speciale. Quindi questa è la differenza tra passphrase e password. La passphrase può avere anche, può includere caratteri complicati. Metto la mia passphrase legata alla mia chiave privata, di cui c'è la chiave pubblica nel T-server. Ecco qua. Ho ottenuto... Ah, qua mi dice la chiave privata, ok? E qua mi stampa il risultato di questa roba qua decifrata. Me lo stampa su schermo, standard output. Se avessi messo qua meno meno output nome del file prova, per esempio, .txt, non necessariamente come era prima. Siccome si tiene in memoria la passphrase, per un po' di tempo se la tiene in memoria, secondo di come è impostato il mio GPG. Ecco qua, mi ha creato prova.txt. Vediamo come è fatto dentro. Tanto serve per stampare, per leggere il contenuto di un file. Ecco, salva tutto. Quindi semplicemente con quell'output lo indirizzo in un file anziché sullo schermo e poi si perde. Quindi questo qui è un utilizzo di GPG. Non lo so, se c'è tempo, non c'è tempo, allora vi dico semplicemente un'altra cosa, poi magari approfondiremo quando verrete a trovarci sabati qui all'Aqua, perché noi ci veniamo ogni sabato il pomeriggio. No, semplicemente vi dico quali sono le applicazioni di UPG, cioè quando è che si utilizza. UPG si utilizza in combinazione con Thunderbird è un client di posta. Ve lo faccio vedere, semplicemente tipo Outlook, va bene, questo qua ti permette di citare, praticamente qua quando voi scrivete un messaggio utilizzate qui, dopo che avete scritto il testo, il titolo. No, invece questa parte è bene che la puoi dare, pure c'è un drive, per vedere come va bene, allora soffermiamoci sull'utilizzo dell'email, va bene, come era il seminario, visto che è una cosa molto importante. Se nella pratica lo destinato, se uno si dice ho una chiave pubblica, una chiave privata, piuttosto come lo tengo, no. Però alla fine uno si chiede come effettivamente lo utilizzo nella pratica, nel quotidiano, no? Di tutti i giorni, che poi quello che alla fine serve, in questa maniera che si utilizza. Allora, adesso invio un'email a un altro account che io stesso gestisco dal Thunderbird, che è info@chiocciolacqua.it, va bene, io qui gestisco tutte queste email, corsi, info@chiocciolacqua.gmail.com, admin, jdemo, questo admin è l'amministratore del sito. Okay. Va bene, allora, io adesso voglio mandare un testo di prova, scrivo, salve, a tutti, sono jdemon@cryptolab.net, questa è la mia email personale, va bene, voglio mandarla a info@lacklab.cz. Dovete sapere che sia io che l'Acklab ha una sua coppia di chiavi pubbliche e private, di cui la chiave pubblica è sul T-server, sul T-server principale. Adesso io voglio cifrare il messaggio. Secondo voi cosa devo utilizzare per cifrare il messaggio e inviarlo a info@acclub.cz? Esatto, la chiave pubblica di info@acclub.cz, che me la ritrovo qui, Acclub dovrebbe andare, ecco qua, qui c'è su key server, questa è una lista scaricata di alcune chiavi che sono anche presenti nel key server. Sul key server abbiamo un Acclub Catanzaro staff,
e sto è accanto associato l'idea info@acclub.cz con un ID, questo è l'identificativo della chiave. Come vedete, quindi io me la posso scaricare liberamente, chiunque di voi si può scaricare questa chiave perché è pubblica, va bene. Io ce l'ho perché il sistema Thunderbird me la vede, utilizzando poi GPG di sotto. Allora io adesso voglio inviarla, quindi prima di fare invia vado su OpenBGP, che è lo standard di cui vi parlavo prima, e scrivo cifra, voglio cifrare, va bene. Se cifro utilizzo la chiave pubblica di info che ho l'acqua, se firmo utilizzo la chiave privata mia, che sono io, e poi la chiave pubblica lui se la deve scaricare se non ce l'ha già da prima. Quindi io adesso posso provare a cifrare, voglio spedirla. Non mi chiede la passphrase perché se la ricorda di prima. Ancora siamo nel tempo. Siamo nel tempo perché siccome era per motivi di praticità ho fatto in modo che è un tempo molto lungo. Però ovviamente conviene magari fare, ne so, 2 minuti. Allora, adesso non sarà la chiedere. E infatti non me la chiede perché già ce l'ha in memoria RAM. Okay. No, non la chiede quando è pubblica. No, bravo, scusa, hai ragione. Hai ragione, perché in realtà sto cifrando con la chiave pubblica. La passphrase me la chiede solo quando c'è di mezzo la chiave privata, va bene? Non lo so, è passato molto tempo. Può darsi pure che me la chiedo quando faccio un'altra operazione che serve la chiave privata. Ok, oh, vedete, mi è arrivato un messaggio, vedete, uno. Linux 6. Ah, ecco qua. Vedete il testo? Ecco qua. Ahia, chiunque vi può intercettare questo testo, però solo chi ha la chiave privata associata a quella chiave pubblica che è stata utilizzata dalla città lo può leggere. Sono io stesso che ce l'ho sul mio computer, allora posso provare a decifrarlo. Hai fatto un tubetto. Bravissimi. Allora, ho cifrato con la chiave pubblica dell'ACLAB, non con quella che ho usato prima per fare con GPG, va bene, per fare la firma. Forse era la firma o la... no, cifrato. Sul GPG avevo usato la mia. Adesso invece sto parlando con ACLAB. Allora serve la chiave dell'ACLAB. Non me la ricordo. Mi sono fatto una foto perché è veramente complicato ricordarsi, la chiave dell'acqua neanche la NASA riesce, neanche l'NSA riesce. A meno che però non è detto. Va bene, a livello di. Siamo 4K byte, quindi dovremmo forse essere al sicuro, però sapete, no, se magari il GPG è buggato, magari in qualche modo riesce, avendo il mio portatile, a risalire. No, a livello matematico siamo protetti dalla criptografia, si deve utilizzare altri metodi se vuole. La forza bruta però deve avere una potenza di calcolo di cui noi non disponiamo e che non siamo a conoscenza. In qualche anno lo bucherà. In futuro lo bucheranno, però intanto è passato il tempo. Io se voglio comunicare qualcosa, non è che, cioè, devo comunicarla subito, e poi non vale più, ok? Pensate a un attentato terroristico. Domani facciamo saltare, non le Torri Gemelle che lo sanno, che è una cosa un complotto, ma qualcosa di vero. Facciamo saltare il Colosseo, non lo so. Facciamo saltare l'Iran, distruggiamo l'Iran, ecco, l'Iran che è un nemico, veramente. Questo è vero, se distruggono l'Iran. Allora, distruggiamo l'Iran. A favore di due ci sono dei paesi in cui è vietato proprio questa criptografia. Allora è vietato in America. Quello che ha inventato il PGP all'inizio era stato incriminato per divulgazione di armi di massa. Poi dopo molti anni è stato assolto. Allora era un militare, non è nato per civile, poi diciamo ha avuto la discussione nell'ambito civile. Come spesso accade, i cervelloni sono militari, sono scienziati legati ai militari che poi divulgano. Ovviamente i militari si portano sempre avanti, a noi ci fanno conoscere la parte di YouTube. È il progetto ARPA che poi è diventata Internet, che noi utilizziamo.
Ecco, come vedete, ho inserito quella chiave privata, quella passphrase legata alla chiave privata dell'acqua, e siamo riusciti a decodificare. Ovviamente qui da Thunderbird posso mettere la cifratura di cifratura automatica, in modo tale che ogni volta qua non devo cliccare su decifra o verifica. Verifica e verifica la chiave, decifra e decrypta il testo cifrato. Quindi questo per quanto riguarda la cifratura. Se volessi firmare dovrei utilizzare la chiave privata, va bene? In questo caso si usa la chiave privata. Siccome la chiave privata dell'iCloud è complicata, voglio firmarmi con la mia chiave privata, quindi voglio inviare io un'email all'iCloud. Per semplicità voglio inviare un'altra email all'iCloud, così è semplice. Linux Day firmato, quindi info chiocciola iCloud.cz. Stiamo scialando in italiano puro, ci stiamo scialando, ok. Firma, posso fare firma e cifra contemporaneamente, però mi fa l'ambarabam della cifratura più la firma. Per semplificare voglio solo firmare, voglio dire che sono io, sono info@iCloud.cz e JDaemon, che è associato a quella particolare chiave privata di cui c'è la chiave pubblica su tutti i server. Ma tutte e due per fare firma e cifrato o cifra la firma? Allora, se fai tutte e due, per quanto riguarda la firma, siccome è chiave privata ti chiede la passphrase tua. Per quanto riguarda la cifratura, utilizza la chiave pubblica sua, quindi il lato tuo non ti chiede niente. Quando arriva al lato suo, per fare la decifratura ha bisogno della chiave privata e quindi usa la sua passphrase, va bene? Per quanto riguarda invece la firma, ha bisogno della tua chiave pubblica, siccome la chiave pubblica non ti chiede la passphrase. Ah, insomma, è una commissione delle due. Tu la firma la pone sul messaggio oggetto cifrato, oppure prima lo firma e poi viene cifrato tu? Dipende dal software. Questo Thunderbird fa una incolla, incoda al messaggio, al testo in chiaro la firma. Poi ci sono altri programmi tipo Matt, che per esempio ti creano un attachment, cioè un allegato con la firma e ti separano. E questo secondo me è una soluzione migliore. Non so se adesso è l'ultimo Thunderbird, perché questo è vecchio, fa anche questa cosa qua. Cioè ti tiene pulito il testo in chiaro e la firma te lo mette in un allegato, che è una cosa più pulita. Tu comunque la verifica la fa lui in automatico, prende l'allegato e fa la stessa cosa. È più pulita secondo me. Qui invece è più compatta, vediamo come. Allora, sto firmando il mio messaggio, quindi utilizzo la passphrase associata alla mia chiave privata di JDaemon, che ho la piccola perché sono io. Ecco qua, invia il messaggio. Intanto voi vedete il messaggio com'è. Inizio PGP, questo è lo standard messaggio firmato. Vediamo se sente. Scusate, tolgo la cosa automatica, va bene. Vedete com'è? Vede? Vabbè, comunque si vede più o meno, ci stiamo scialando, va bene. Qua c'è il testo in chiaro incastonato in un diciamo testo che comprenderà dall'altro lato Thunderbird mediante il GPG che gira sotto Thunderbird, non Thunderbird, Thunderbird non lo sa decifrare, si appoggia al GPG, utilizza il GPG come noi l'abbiamo usato prima dal terminale. Vi ricordate quando abbiamo fatto tutte quelle cose carine? Decrypta, encrypta, verify, ecco. Lui utilizzerà quindi GPG per prendere il messaggio, estrapolare solamente questa parte qui e fare la verifica. Verifica significa quella cosa di prima, testo in chiaro, qui ottengo l'hash, poi prendo questo qui,
quindi prima che ottengo l'hash, lui in automatico con GPT ottiene l'hash di questo qui, se lo tiene in memoria RAM, decifra con la chiave pubblica questa roba qua, il risultato se lo tiene in RAM, lo confronta, se sono uguali allora la firma è valida, va bene? Se non voglio, diciamo, noie, se voglio che tutto questo mi sia trasparente, in Thunderbird posso mettere un cifra decifra automaticamente, se non c'è di mezzo una passphrase associata a una chiave privata, io vedrò solo il testo intero. Però la cosa cattiva di questo sistema di mettere, incastonare il testo in chiaro della firma, è che quando non avete voi il sistema di chiavi pubbliche e private, o al momento non avete la chiave, vi ritrovate questa sporcizia di firma, vi dà un po' fastidio agli occhi. Invece con Matt, per esempio, o non lo so se sono con l'ultima versione di Thunderbird, voi vedreste solamente il testo in chiaro e poi la firma, cioè questa roba qua, la vedreste in un allegato. Quindi se voi non avete il meccanismo di verifica, non vi interessa niente di verifica chiavi, questa roba qua, comunque non vi disturba la vista. Quindi questa è una cosa che io consiglio, trovarsi un software o una versione di software che vi mette in allegato la firma, va bene? Quindi io ho finito, ragazzi, non vi voglio stancare perché abbiamo fatto partire abbastanza. Allora adesso potete scegliere, vi dico le opzioni, insomma. Allora vi assicuro che sono breve, se vi faccio introduzione alla serie, quindi nella pausa possiamo approfittare della sorta di quest'anno e vedere proprio i calzetti, e praticamente smanettando ricevere più indicazioni su più tecniche, diciamo, Salvatore, quindi potete chiedere personalmente a lui, smanettando siccome abbiamo la nostra e la soluzione che abbiamo dato in laboratorio. Quindi questo, quindi proprio i calzetti proprio sono l'unica parte. Se no, se volete, possiamo pure fare la pausa sulla torta di Rosanna, tutti dopo, sicuramente la pausa, capisco. E dopo alla fine fare il discorso, diciamo, senza rischiare, chiedere alla fine a Salvatore se c'è un altro break in cui, diciamo, chiediamo pure alla fine della cosa in cui siete interessati, rimane aperto per sempre, come volete voi. Quindi o facciamo la pausa unica, quindi uno fa la talk, cerchiamo e contemporaneamente vedete i raspberry, e l'introduzione mia è sicuro brevissima sui raspberry, cioè vi dico che cos'è, cosa fa, una pausa unica, ok. Allora ve lo faccio girare, questo è quello che abbiamo acquistato nel sito, l'opzione già l'ha visto, perché non si vede mai, era sempre da dietro, questo è il raspberry, perché lo concetto, un altro momento. È un componente, diciamo, che c'è tutto su una mano, cioè, allora questo qui, no, questo ti costa dai 25 ai 35 dollari, adesso però c'è la versione un pochino più evoluta, dipende da quello che spendi. Adesso però, e questa è, diciamo, la cosa, voi forse non l'avevate visto, questo è quello del verde, cioè vale a dire una scheda su una mano. Varia. Si può collegare. Adesso vi do l'indicazione, lo faccio girare e lo vedete adesso nei dubbi, man mano che parliamo agli interventi. Ok, è un computerino, quindi cosa ci possiamo fare, cosa ci possiamo fare le caratteristiche. Va bene, poi dopo potete vedere. Cosa si fa su Debian? No, potete installare tutte le Debian. Allora, vediamo, allora, ricordiamo. Ok, ma la tua era Xbox. Il mio è Backbox, no, ma è per fare auditing full per quello che non è parlare. Allora, quando lo comprate avete due versioni disponibili. Una versione fondamentalmente avete adesso avete tre versioni, però fondamentalmente una versione già mostrata, una versione diciamo senza box, però adesso è quello che noi non vi consigliamo. Vi mettono già un kit tutto completo, che però voi potete fare con il vostro modo e comprarlo separatamente. Un kit che comprende l'SD, che già installato il sistema operativo, più diciamo altre componenti esterne. Infatti Amazon lo vede così, però Amazon non è il canale ufficiale. Va bene, allora vi dico, fermo restando che adesso studiamo interessato oggi, ma probabilmente sarà pure un altro modo. Se volete, sabato pomeriggio possiamo fare una class action, il senso è sempre quello, però ti chiedo scusa, ma adesso sì, veloce, sono sei
aspetta che sono lo volevo prima farlo vedere che non l'aveva visto, che in realtà è un computer che sta su una mano, quindi questo è già quant'altro, se vedete adesso vi spiego man mano quello che vedete, quello che vi offre, le potenzialità di funzione. Allora, il kit completo, l'ho visto a marzo, costa 70 euro, quindi questo. No, è praticamente è quello che fa il Salvatore, perché a voi può arrivare o senza box, o con il box, cioè avete boxato con il box là, oppure potete creare un box come volete voi, perché sono io sui modellini, faccio vedere il box che abbiamo creato noi. Il box nostro è questo. Quanto dipende. Allora adesso ci sono modelli sono a 512 gigabyte, 512 mega, fino al modello. È più che sufficiente per questo perché ci sono più disco messi insieme. Va bene. Vi dico cosa ci potete fare, dove nasce il progetto. Ok.